non è una parolaccia. Non è uno stile di vita. È la suprema via della leggerezza. Lorenza, Cicci, insomma ci siamo, già siamo un bel po' di persone, sono contento. Da rieccoci. È un ritornare ai vecchi fasti, insomma, quando abbiamo iniziato il lab sotto coronavirus, che stavamo qui tutti davanti ai computer il lunedì sera, bellissimo. Bellissimo. Aspettiamo ancora un attimo, magari si aggiunge qualcuno, sicuramente. Ecco, intanto è arrivata anche Lidia. Qui ci abbiamo pure, io ho portato sempre i tuoi portafortuna, ci abbiamo il capellone, ci abbiamo il butta, e Io qui mi presento. abbiamo portato un bel po' di fortuna nei primi periodi. Ma Romina, dove sta che c'è il sole? Dove stai, Romina? Sono appena uscita da lavoro, Andrea. Ok, c'è ancora un sole sparato lì. Sono uscita, mi sono collegata dalla macchina. Ciao, ciao a tutti. Ok, ciao. Bene, io direi partiamo anche perché questa Zoom durerà poco, insomma, ci abbiamo un massimo mezz'ora, 40 minuti. Io vi racconto un po' che cosa è successo, insomma, da 2 anni a questa parte e perché è uscito fuori questo Sticazzi Lab, che poi è un videocorso, insomma, perché lo Sticazzi Lab era già attivo da parecchio tempo. E intanto il libro Sticazzi sta viaggiando forte, e stiamo insomma sull'ordine delle 30.000 copie e andiamo avanti, insomma sempre più persone scoprono il potere dello Sticazzi, scoprono soprattutto il fatto che tu puoi camminare sereno in questa vita, no? Senza stress, ansie, tensioni, soltanto che c'è un lavoro da fare e questo lavoro, insomma, chi ha letto il libro poi chiaramente. Gli argomenti sono stuzzicanti, però poi bisogna fare un lavoro, entrare più in profondità, fare delle mosse di coraggio, per cui lo Sticazzi è proprio, ti invita a fare delle mosse di coraggio. E all'epoca mi sono reso conto che comunque serviva un approfondimento e abbiamo iniziato a fare questi Sticazzi Lab online. E è stato bellissimo perché insomma ogni Sticazzi Lab avevamo almeno 50 persone collegate. Tantissimi ambasciatori Sticazzi abbiamo creato in giro per il mondo, persone che piano piano si sono permesse un po' proprio di fare come ti pare, insomma, nella vita, anche perché poi questo è un percorso che io sto condividendo da un po' di tempo e lo condivido con tantissimi di voi ed è una scoperta continua. E la scoperta più figa è proprio questa, cioè puoi fare come ti pare, è come se il mondo ti venisse affidato. All'inizio lo Sticazzi ti ricorda che nasci solo e muori solo, no? E qui in mezzo bisogna fare qualcosa di figo, di divertente, anche perché esistiamo sia prima della nascita, ma esisteremo anche dopo la morte. Quindi qui viviamo solo un pezzettino di realtà, un pezzettino di verità. Poi, tra l'altro, stiamo nella dualità, per cui la dualità ti frega sempre, ecco, quindi lo Sticazzi è proprio Sticazzi a destra e a sinistra, Sticazzi se la cosa è giusta o è sbagliata, Sticazzi a quello che penso di me, quindi è una parola in realtà d'amore perché inizi ad accettare tutto e quindi anche una visione zen della vita, no? Il percorso quindi è articolato proprio per farti scendere in profondità e ti dà anche degli esercizi, delle prove. Insomma, ci sono 7 video, 7 dispense di approfondimento e 7 meditazioni collegate con quell'argomento lì. Perché io ho creato un videocorso? Perché non li sto facendo più in giro per l'Italia? Perché questo è un corso profondo. Cioè, io ho fatto 20 anni, proprio quest'anno, no, nel 2024 faccio 20 anni
che sto facendo questi, cioè che ho cambiato vita fondamentalmente e ho iniziato questo percorso di indagine interiore e credo che questo sia uno strumento potentissimo, infatti non è uno strumento che arriva a tutti. Quando io vado a fare i laboratori non è che ho 100.000 persone, no, di solito ho quelle poche persone, quelle adatte, quelle pronte perché lo sticazzi proprio richiede un atto di coraggio, poche chiacchiere. Poche condivisioni pure, poca indignazione, invece proprio atti di coraggio, per cui il laboratorio è strutturato che ti fa scendere dentro di te, ti fa vedere qual è la ferita che hai ereditato all'inizio, no? Tutti noi ereditiamo una ferita vengono dati proprio gli strumenti per vedere quale ferita hai ereditato e come guarisci la ferita. Quindi avendo il coraggio di mettere il talento cos'è? Il talento è l'amore per te stesso. Cioè amare tutto quello che hai vissuto fino a questo momento, come se non ci fosse un domani. Ama tutto, ringrazia tutto, sti cazzi del resto. Quello è il vero talento, cioè come ami il tuo cammino fino a questo momento. Poi puoi dipingere, puoi fare le sculture, puoi parlare alle folle, ma quello non è non è un talento, secondo me. Quello è un mezzo. Il talento vero è aprire il cuore, ecco questo. E spesso aprire il cuore è scomodo perché ti fa perdere quelli che il cuore non ce l'hanno aperto. Quindi lo sticazzi spesso ha portato, io proprio ne sono stato testimone, ha portato a un cambio di vita abbastanza drastico nelle persone, ma verso una vera leggerezza. Quindi piano piano ti rendi conto che magari prima eri incastrato in della robaccia. Che però ti fa stare comodo, cioè quella merda lì ti fa stare comodo, però solo quando te ne tiri fuori poi diventa vero concime, no? Questo è un po' quello che è successo a me. Il videocorso si struttura così, c'è un inizio che è un'introduzione, poi c'è il primo appuntamento che è permettersi di dire sti cazzi, quindi proprio individuare il primo appuntamento fa proprio fare un esercizio, un po' di esercizi molto profondi ed è quello più importante perché si individuano i fastidi. Quindi quali sono i fastidi e da dove perdi energia? E da lì riprendiamo in questo percorso, riprendiamo in mano la nostra vita e quindi si va a vedere nel secondo appuntamento le radici, quindi i genitori, che tipo di famiglia abbiamo scelto, a cosa costringiamo questa famiglia, perché poi insomma la famiglia, io mi sono reso conto che insomma, sono delle marionette nelle nostre mani. Più ci danno fastidio, più ci rompono le scatole, più in realtà glielo stiamo chiedendo noi. Quindi questa roba qua, se non la sciogliamo, è proprio la ferita, no? Se non la sciogliamo, arriva poi nella coppia, quindi nel confronto con l'altro, nello specchio, che quella è proprio la palestra animica per eccellenza, è la coppia. E quindi verranno dati degli strumenti anche per vedere la coppia. Io quando la faccio mi diverto sempre tantissimo, insomma, perché la gente pensa che è una metà della mela, invece con la coppia scopri che sei una mela intera e che quindi l'altro di nuovo diventa una marionetta nelle tue mani. Poi si allarga il discorso, quindi dopo la coppia arriviamo agli altri, no? Lo sticazzi e gli altri. E lo sticazzi e gli altri, secondo me, è l'appuntamento più tosto di tutti. Cioè, quello è proprio il passaggio fondamentale che ti ridà il vero potere, perché finché tu giudichi una persona, sei in suo potere. Fino a che tu la giudichi, stai al suo livello. Capito? Oggi ho letto, per esempio, è morto Berlusconi oggi, no? Ha lasciato il corpo, e ho letto una persona di queste, insomma, evolute, che hanno scritto, quelli che si scagliano contro la morte, di un essere umano sono esseri meschini e gretti, cioè stai al loro livello perché comunque cioè non ti rendi conto che dicendo così tu stai giudicando, non lasci liberi gli altri di essere quello che cazzo voglio, ma sti cazzi, ognuno può fare quello che vuole, inizi a fare tu quello che vuoi, ok? Questa è la cosa. Quindi gli altri ti fregano, quel punto lì che è proprio il centro del cammino è tosto e poi do anche delle prove, insomma, particolari per quel passaggio lì. Che uno può fare o non fare, le prove che do io ci sono gli esercizi e le prove. Gli esercizi tu li fai con un quaderno e quindi all'inizio del percorso ti chiedo di comprare un quaderno e una penna.
Le prove invece te le do, stando anche molto nelle dispense, lì decidi se farle, perché le prove sono veramente toste, sono prove che veramente fanno piazza pulita di un sacco di stronzate e ti fanno riprendere potere della realtà. E quindi la prova fondamentale è quella con gli altri, secondo me, quella che do quando tu hai a che fare con gli altri e ti accorgi di quanto sei schiavo degli altri perché gli dai troppa importanza, no? E non riesci a stare invece nella tua solitudine serena. Quando stai nella solitudine serena è andata, cioè hai liberato tutti. Poi si accede invece al quinto capitolo, che è quello più specifico dei soldi, lo sticazzi dei soldi, no? Questi benedetti soldi che ci fanno tanto arrabbiare, la radice di soldo è soldato, e quindi se tu gli dai quel potere lì, automaticamente non metti in moto il talento, non metti in moto l'amore. Invece io mi sto rendendo conto proprio in questi ultimi anni che più io faccio quello che voglio, più io seguo quello che mi piace, più non mi devo preoccupare di niente, ma di niente vuol dire proprio di niente, non mi preoccupo della macchina, della casa, delle bollette, arriva tutto continuamente ed è proprio forse l'atto di coraggio più grande che il pianeta ti chiede, cioè di entrare in questo flusso, sganciarti dalle sicurezze e accorgerti che esiste solo un presente che è pieno di doni. Quindi, insomma, questa è forse la cosa più figa che posso passare in questo corso, è proprio la vittoria che io ho avuto con le mie paure sui soldi. Poi il passaggio successivo sono malattia e morte, e qui proprio sono i due maestri del pianeta, no? Malattia e morte sono le cose dalle quali l'essere umano scappa, cioè se tu senti, ma tu che pensi della morte? No, guarda, io la morte no, basta che non soffro, e vabbè, è la stessa cosa, perché dolore e morte sono molto connesse, perché il dolore in realtà è una roba che serve tantissimo qui per vedere quale parte di te deve morire. Quale parte di te vuoi suicidare? Se tu scappi dal dolore, il dolore ti rincorrerà tutta la vita e quindi poi alla fine del viaggio quel dolore ti uccide perché tu non ci entri dentro. Quindi lo spunto che do io con malattia e morte è proprio di andare a sentire il dolore, perché il dolore è agganciato a una parte tua finta. Capito? Cioè, quando tu senti dolore, quando senti fastidio, quando senti scomodità, quella parte lì che sente scomodità non sei te, non ti stai a divertire sul pianeta. E quindi quella parte lì vuole morire. Se tu entri nel dolore, entri nel fastidio e uccidi quella parte lì, non ti ci connetti più. A parte che, cioè, senti una leggerezza mai provata, una bellezza, ma poi liberi anche tutti gli altri che venivano lì a darti dolore, a darti fastidio, cioè non devono più finalmente il ladro non si deve più alzare e venirti a rubare a casa o la gomma di scorta, perché te non te ne frega un cazzo, lasci aperta casa, lasci aperta la macchina e ti accorgi che sei sempre protetto. Quindi malattia e morte è una roba, insomma, figa, una grande liberazione. E poi l'ultimo è, diciamo, c'è un esercizio nell'ultimo appuntamento che a me commuove sempre molto, ovviamente non ve lo dico e non spoilero, perché proprio tutto il percorso poi ti fa arrivare a quell'ultima parte lì che si chiama il silenzio e la bellezza e basta, e poi c'è il diploma Sticazzi. Quindi questo è un po' il cammino come è strutturato. E perché io ho fatto il videocorso? Perché facendolo in giro per l'Italia, siccome è un corso molto profondo, io poi mi ritrovavo sempre distrutto, perché rispetto agli altri laboratori che ho fatto, che io ero sempre molto felice, trasformavo l'energia, questo non gliela facevo, perché va a toccare talmente tanta roba in profondità, la tira fuori velocemente, la sistema, che io mi stanco, insomma, per cui ho preferito fare un lavoro, ed è stato un lavoro tosto, è durato 4 mesi creare questo videocorso, però io mi sono alleggerito, quindi ecco, lì c'è proprio un po' tutta la mia eredità, c'è tutta la parte alchemica, per esempio, che è bellissima, della coppia, ci stanno tante robe che io ho scoperto e ho cercato di fare un concentrato anche con dei montaggi, dei filmati, delle musiche, e quindi sono 7 film praticamente che ho creato. Questo è un po' il cammino. Poi nelle dispense troverete anche una bibliografia che ho, diciamo, che mi ha un po' guidato negli anni, e una filmografia, tutte suddivise per argomento, quindi per laboratorio.
Questo è. Poi la cosa figa è che adesso lo acquisti il laboratorio a un prezzo più basso, perché da settembre lo ritiriamo fuori a 400 euro, insomma, perché questo comunque è un laboratorio di valore. Io ho dovuto cercare di mediare tra il bisogno che hanno le persone comunque e non avere i soldi, che questa, io mi ci sono trovato tanto, però poi insomma a un certo punto ho anche scoperto che quando tu non c'hai i soldi, devi vedere un attimo che pensieri fai, per cui ho dovuto mediare perché non potevo non dare valore a questo corso e quindi ho dato la possibilità per adesso di acquistarlo, poi rimane online e magari di farlo invece non subito, ma di farlo magari in autunno, in inverno, perché quelli sono i periodi più adatti per lavorare su noi stessi. Ma adesso le stagioni, insomma, come vedete, non sono più tanto affidabili, però normalmente andiamo incontro all'estate di solito si sta a palle all'aria, in spiaggia, non è che ti fa il lavoro su di te, stai al sole, stai tranquillo, non ti rompere le scatole, riposati, fermati e poi riprendiamo in autunno, in inverno a scavare. Quindi questo è uno strumento che rimane nel tempo. E tra l'altro io ho fatto tanti sti cazzi, ma tanta gente li ha ripetuti. Quindi la cosa figa è che tu ce l'hai sempre a disposizione, c'è qualcosa che non capisci, puoi mettere pausa. Gli esercizi che fai, metti sempre la pausa, quindi hai tutto il tempo per entrare dentro di te. E ogni appuntamento è un po' giocato sulla sorpresa, quindi vado sempre un po' a rivoltare la realtà. Quindi quando vi prendete quel momento lì, stateci completamente, levate dalle scatole il gatto, il marito, gli animali di casa, tutto, che poi sono insomma, gli animali spesso sono i fratelli, le sorelle, insomma. Levatevi dalle scatole tutto, quello è un momento solo tuo, col tuo quadernino, scavi, 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 insomma, ho visto che è molto prezioso come lavoro. Ecco, questo è tutto, insomma, ci ho messo pure poco, manco un quarto d'ora. Se voi avete domande da farmi, io sono qui, poi io ovviamente sto sempre a disposizione, nel senso molti di voi hanno WhatsApp, le liste, i numeri, mi chiedete se c'è qualche dubbio, se avete domande, fatele, tanto io non vi rispondo. Perché che cazzo ci devi fare con le domande? Qui si tratta soltanto di imparare a cavalcare il presente e basta. Queste domande anche hanno fatto il loro tempo, le domande come un sacco di altra roba ha fatto il suo tempo, quindi dobbiamo solo avere il coraggio di mollare questo passato. Questo è tutto.